ringrazio della presenza nostra, Sabrina e l'Associazione Matteo Maraglioni. Purtroppo diciamo che questa collaborazione, questa amicizia è nata, come ben sapete tutti, da un triste evento, la morte di Matteo. Però diciamo che dalla morte di una persona rinasce la vita, infatti più persone sono potute rivivere grazie agli organi di Matteo e quindi levare quella insufficienza d'organo grave che avrebbe portato molti ragazzi alla morte. L'AIDO di che cosa si occupa in particolare? Promuove la cultura della donazione degli organi, la cultura della prevenzione e raccoglie le dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi e dei tessuti. Strutturalmente è radicato in tutto il territorio nazionale, seguiamo le direttive principali che ci vengono impartite da Roma, dalla dottoressa attuale presidente Flavia Petrin, e abbiamo determinati progetti aperti, tra cui il progetto scuola. Il progetto scuola è quello che è stato realizzato grazie al Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute, realizzando dei filmati ad hoc appositi da poter proiettare, diciamo, nel corso di questi incontri con i ragazzi, soprattutto delle quinte. Da quando siamo subentrati nella riorganizzazione dell'Associazione AIDO in Imperia nel 2012, dimenticavo che vi porto il saluto del presidente Bruno Battistin, che purtroppo non può essere presente, di tutto il direttivo, sono stati, diciamo, iscritti nella provincia di Imperia dal 2012 ad oggi 269 persone, 168 donne e 101 uomini, e in totale di iscritti nella provincia di Imperia abbiamo allo stato attuale 4.238 persone. Purtroppo, diciamo, è un dato statistico che non dà molto, come posso dire, una sensazione, cioè, bella. Purtroppo la situazione è sempre grave. Grave perché ogni anno purtroppo ci sono nuove